Anteprima del nostro telegiornale, questa sera grandissimo spazio ovviamente alla vicenda dei pesci e dei topi morti trovati questa mattina dai pescatori nel porto di Forio e che poi tanti commenti e tante polemiche hanno ovviamente suscitato. Ascolteremo anche le parole dell'imprenditore Aldo Presutti che pone una data per la nascita, per la creazione del suo soggetto politico. Faremo il punto su quelle che sono state anche le dichiarazioni del dopopartita nell'ultima giornata di campionato delle squadre isolane, un'edizione molto varia e variegata questa sera. Di questo e tanto altro infatti parleremo dopo la pubblicità. La tua vacanza? Passala ad Ischia. Da noi l'estate dura tutto l'anno. L'Hotel Solemar è aperto fino al 7 gennaio per farti scoprire un'isola come non l'hai mai vista. Anche d'inverno, Ischia sa avvolgerti in caldo abbraccio ricco di emozioni. L'Hotel Solemar ti accoglie in un ambiente bello ed elegante, affacciato sul mare, immerso nelle tradizioni locali. Lasciati coccolare nel nostro centro benessere. Scopri i sapori esclusivi della cucina del nostro ristorante. E poi tante serate con musica dal vivo. La tua vacanza? Passala ad Ischia. Dove l'inverno è più caldo, sarà la tua vacanza più bella. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli la Futura. La differenza? Una questione di stile. Solo dal caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet trovi la vera mozzarella di bufala ischitana, un prodotto realizzato nel nostro caseificio a Piedimonte Barano. Solo con latte di alta qualità proveniente dai pascoli dell'area del Cilento. E cogli le nostre grandi offerte di settembre. Un chilogrammo di fior di latte o provola, 200 grammi di prosciutto cotto, 200 grammi di mortadella, 200 grammi di ricotta a soli 9,99 euro. Oppure un chilogrammo di mozzarella De Martino, 200 grammi di prosciutto cotto, 200 grammi di mortadella, 200 grammi di ricotta a soli 14,99 euro. Ed inoltre tante offerte super convenienti ed una vastissima offerta di salumi, pasta fresca e vini. Siamo aperti anche la domenica fino alle 14. Vieni a Piedimonte Barano, caseificio Ciro De Martino, Ischia Gourmet, per la tua spesa buona e conveniente. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. Le dita alla raspata porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare. Sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi. Scegli un prodotto microbiologicamente puro, in odore e in sapore. Ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici, ghiaccio a blocco per ristoranti e bar, ma anche per barche, campeggi, party e catering. Per un brivido di piacere, se cerchi la qualità purificata, sotto sotto troverai la professionalità firmata La Raspata. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Clicca sul nuovo sito www.laraspata.it. Vai, Renato!
Sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Forio, pesci e topi morti nel porto, indaga la Guardia Costiera. Questa mattina il macabro ritrovamento da parte dei pescatori del Deo. Il problema deriva dalla rete fognaria. Latticini mal conservati, denunciati due isolani. Ben 25 kg di prodotti sono stati sequestrati stamane dai carabinieri in collaborazione con il personale dell'ASL Napoli 2 Nord. Il 19 settembre nascerà il Partito degli Isolani. A dichiararlo è l'imprenditore Aldo Presutti, ideatore del soggetto politico Dai una svolta alla nostra isola. Una buona gara, ma serve più intensità, così Billone Monti, tecnico dell'Ischia Calcio, subito dopo la vittoria contro il San Sebastiano. Dopo il TG, la rubrica a cura di Aldo Presutti, Ischia Nostra ed il Rotocalco in città. Buonasera e ben ritrovati per l'edizione del nostro telegiornale. Iniziamo con la cronaca. Un autotrasportatore di Forio, un 57enne incensurato, stava trasportando 25 kg di mozzarella, ricotta e provola di bufala in una macchina non refrigerata. Molti prodotti erano privi di etichettatura che ne attestasse la provenienza o comunque era incompleta. L'uomo è stato fermato a Sant'Angelo dai carabinieri dell'aliquota operativa di Ischia e dall'ispezione dell'auto è venuto fuori il trasporto irregolare. Le verifiche sono quindi proseguite in collaborazione con il personale dell'ASL Napoli 2 Nord ed hanno portato al sequestro di tutti i latticini. I prodotti verosimilmente sarebbero stati distribuiti a negozi, ristoranti e attività ricettive di Sant'Angelo, ma sono stati sequestrati e distrutti. Oltre al 57enne, i carabinieri hanno denunciato in concorso per trasporto di alimenti in cattivo stato di conservazione anche il proprietario della società di trasporti, un 54enne incensurato residente a Barano d'Ischia. Davvero clamoroso l'episodio che hanno scoperto al loro risveglio i cittadini ed i turisti di Forio lungo la spiaggia del porto, una sequenza continua, senza interruzione da un lato all'altro, di pesci e topacci morti. La Guardia Costiera con il comandante del porto di Forio, Verdolino, stanno valutando il caso, prendendo ad esame tutti i dati necessari per scoprire l'origine di questa moria. La scoperta è avvenuta, come detto, all'alba di questa mattina. Infatti la Guardia Costiera è stata allertata questa mattina alle 6.30. Gli uomini della Capitaneria di Porto si sono recati sul posto per prendere atto del fatto e cercare di scoprire le cause del singolare episodio. Sono stati contattati anche i vertici dell'ASL e dell'ufficio di profilassi per una verifica sanitaria, nonché il comune di Forio. Nelle prossime ore dovrebbero venire fuori delle notizie, due le ipotesi più accreditate che potrebbero aver causato questo tipo di evento, un inquinamento o una mareggiata. Da parte degli addetti ai lavori è stato sottolineato che non vi sono state mareggiate tali da poter creare questo disastro ambientale. Supereco intanto ha effettuato la pulizia del litorale. Le indagini della Guardia Costiera continuano e ascoltiamo il primo cittadino di Forio, Francesco Del Deo. Con il primo cittadino di Forio, Francesco Del Deo, proviamo innanzitutto a dire qual è stata la situazione con la quale si è svegliata Forio questa mattina. Mi sono svegliato io con una grande sorpresa perché sono stato allertato alle 6:30 stamattina perché mi è stato comunicato da un pescatore che c'erano dei pesci morti che galleggiavano all'interno del porto anche con qualche ratto che diciamo morto anche lui.
Naturalmente se ci sono stati ratti oltre ai pesci vuol dire che c'è stato un qualcosa che è stato immesso nel sistema fognario, non è un qualcosa che è stato immesso a mare, altrimenti dovevano essere soltanto i pesci. Stiamo facendo delle indagini per vedere da dove più o meno hanno potuto sversare un qualche cosa, qualche sostanza dunque nociva da creare questa situazione all'interno del porto. Abbiamo già dato dunque incarico, stanno facendo dei prelievi in vari punti del porto per vedere insomma, se ci sono delle sostanze nocive ancora dunque in essere, ma vogliamo essenzialmente dunque capire da dove sono arrivate e che cosa è stato dunque sversato, perché fortunatamente è una cosa che si è limitata solo all'ambito portuale, ma soltanto a una certa area del porto, perché io sono andato alle 7:30 con il gommone della Marina e abbiamo visto che si trattava soltanto della parte della spiaggia qui dunque sotto al comune, mentre l'altra parte i pesci diciamo erano vivi, l'acqua era chiara e si vedevano. Questa anche, parte qua, anche l'ASL ha fatto i suoi prelievi qua, che è più influenzata dall'alveo di Cava delle Pezze, quando prima noi siamo quasi pronti per iniziare i lavori da Cava delle Pezze fino a Santa Lucia a Monterona, proprio per imbrigliare tutto il sistema fognario di acque nere, perché l'abbiamo avuto finanziato e inizieremo subito dopo l'estate questo lavoro. Ma noi stiamo facendo delle indagini perché vogliamo capire quali sostanze sono state diciamo sversate, di intesa con la capitaneria ha allertato diciamo l'ASL con il servizio veterinario per fare un'analisi proprio sui pesci che abbiamo trovato. Noi stiamo facendo fare anche da un altro laboratorio i prelievi delle acque per capire quali sostanze possono essere ancora e se sono presenti ancora all'interno del porto. E intanto la Guardia Costiera di Ischia ha diramato questo comunicato stampa per fare il punto sulle indagini che sta portando avanti. Ecco il testo del comunicato: nelle prime ore della mattinata odierna sono stati rinvenuti all'interno del porto di Forio, nella zona dell'Arenile Sud, alcuni pesci spiaggiati, principalmente cefali. Sono stati inoltre rinvenuti nel medesimo arenile circa 20 esemplari di roditori. Il personale della Guardia Costiera si è attivato prontamente, interessando la ASL, l'amministrazione comunale e gli altri organi competenti, quali l'Istituto Zooprofilattico e la Stazione Zoologica Anton Dorn. Nello specifico sono stati prelevati degli esemplari che nelle prossime ore verranno sottoposti ad analisi di laboratorio, anche con esami tossicologici a cura dell'Istituto Zooprofilattico. I risultati delle analisi danno maggiori informazioni sulle possibili cause di questo evento. La Guardia Costiera di Ischia ha inoltre effettuato delle verifiche anche su altri tratti del litorale ischitano, dai quali emerge che il fenomeno è limitato all'ambito portuale di Forio. Ovviamente seguiranno altri eventuali aggiornamenti in stretta collaborazione con gli altri organi competenti. Sull'improvvisa moria di pesci e topi sulla spiaggia del porto di Forio intervengono anche i Verdi. Uno scenario inquietante. Abbiamo effettuato un sopralluogo in mattinata martedì, lo rendono noto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il commissario del Sole che ride per l'isola di Ischia, Maria Rosaria Urraro. L'evento che si è verificato a Forio, scrivono, deve essere chiarificato. Per questa ragione abbiamo inviato una nota all'ARPAC chiedendo di appurare le cause che hanno determinato il fenomeno. Il passo successivo dovrà essere l'accertamento delle responsabilità di coloro che hanno contribuito a determinare tale disastro. E sulla vicenda occorsa al porto di Forio è intervenuto anche Vito Iacono, imprenditore ed ex consigliere comunale di Forio, che ha dichiarato: finalmente il nostro porto è degno specchio del nostro paese, un paese sporco. Siamo noi che sporchiamo quel mare, non è la pioggia, la rete fognaria che non funziona o che non c'è. Da giorni leggo gli esiti delle analisi dell'ARPAC e la cialtronesca risposta di qualche sindaco, non quello di Forio a dire il vero, che attribuiva la responsabilità alla pioggia, dimenticando che la pioggia non fa altro che buttare in mare tutto lo sporco che non dovrebbe esserci. Per tranquillizzare i turisti, conclude Vito Iacono, ricordo la lezione del grande Mario Guarracino sulla incredibile fortuna dell'isola di Ischia, di essere in un mare le cui correnti spazzano lo sporco in tempi rapidissimi, ma questo non ci autorizza a sporcarlo mai. Sarà formalizzata il prossimo 19 settembre la nascita del nuovo movimento Diamo una svolta alla nostra isola, promosso dall'imprenditore Aldo Presutti. Questo sarà il partito di tutti gli isolani, commenta Presutti, che precisa: io non avrò alcuna velleità di apparire, non sarò candidato alle elezioni né sarò per forza alla guida del movimento. Ascoltiamo Presutti.
Questo partito deve essere il partito dell'isolano di Ischia, perché se io volevo fare un partito o se mi volevo andare a iscrivere a un partito, l'avrei potuto fare tranquillamente, anzi io l'anno scorso avrei avuto strade e percorsi aperte, voglio dire qua onestamente, stesso dalla Lega, stesso da Salvini, perché trovandomi in una situazione avevo la strada spianata, ma io non voglio fare il politico e questo lo voglio chiarire, io non sono nato per fare il politico, sarò imprenditore o più... Ecco il termine, sono un lavoratore, perché mi reputo un lavoratore, perché così sono stato educato da mio padre e questo sono rimasto. Oggi la mia impresa, la mia azienda e le persone che lavorano con me, questa è la mia impresa, perché se se ne vanno i miei collaboratori rimane una scatola vuota, va bene? Allora questo movimento, questo partito, come lo vogliamo definire, io lo propongo e io lo presento per il cittadino di Ischia. Io non mi propongo né come sindaco quando ci saranno delle elezioni, ma sarà un movimento o un partito dove il cittadino, e quella è la mia idea, sarà il protagonista, cioè sarà lui non più a delegare a tutti questi sindaci che anche nella conversazione di Marco ha dato ampio spazio a dimostrare quanto sono lontano i politici, alla vita e ai problemi del cittadino, del commercio e di tutto l'altro. E invece il movimento, questo partito, deve essere il partito proprio dell'altra parte, di chi ci lavora, di chi ci vive. Allora non confondiamo per piacere che Aldo Presutti sta creando un suo partito politico, no. Aldo Presutti le è venuta un'idea a dire facciamo il partito di noi isolani, poi dopo sarà democraticamente, una volta che si è formato tutto, le persone anche a decidere chi sarà la persona leader, chi sarà la persona che si andrà a candidare come sindaco e quant'altro, ma non lo sarò io, questo ve lo posso già dire questo, io collaborerò, la mia collaborazione sarà piena, io posso essere presidiare in qualche maniera il movimento, ma la politica non è fatta per me, purtroppo senza la politica e la dimostrazione l'abbiamo ampiamente, non conti nulla, perché io ho avuto occasioni di parlare con tutti, anche con il presidente della regione, ma alla fine non sei nessuno, dice ma chi sei? E allora ho detto vabbè, allora andiamo a creare un partito, andiamo a ufficializzarlo, però sarà, ed è quello che deve essere, perché altrimenti sarebbe un flop, sarebbe un fallimento, questo dovrà essere un partito, chiamiamolo politico perché sarà un politico civico del cittadino isolano, che sarà lui a gestire, a decidere come vorrà andare avanti nel futuro, sarà partecipe quotidianamente perché sarà un partito che sarà organizzato, che la gente possa vedere, verificare, partecipare alla vita quotidiana del comune. Il professor Raffaele Brischetto è tornato a casa. Il rappresentante per le isole di Ischia e Procida per la UILDM era stato colto da un grave malore il 30 agosto scorso che lo aveva costretto al ricovero immediato nel reparto di rianimazione. Il professor Brischetto è debole ma cosciente. I familiari e chi gli sta attorno sono molto cauti ma comunque ottimisti per un miglioramento delle sue attuali condizioni di salute. Brischetto, energico fautore di battaglie tese al riconoscimento dei diritti dei disabili, soprattutto con l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strade, nei luoghi e in edifici pubblici delle isole, ha avuto il riconoscimento del suo ruolo dal Comune di Ischia che lo ha nominato garante dei disabili. Quindi in bocca al lupo al professor Brischetto. Napoli prosegue senza sosta il lavoro della città metropolitana di Napoli sulle strade di sua proprietà o competenza. Sono stati approvati gli elaborati progettuali per l'affidamento di accordi quadro per l'esecuzione di 8 interventi relativi a lavori di sistemazione della rete stradale dell'ente di Piazza Matteotti per oltre 50 milioni di euro. Sono orgoglioso, ha dichiarato il consigliere delegato alle strade della città metropolitana Raffaele Cacciapuoti, di essere riuscito a mettere in campo un nuovo piano Marshall per le strade metropolitane. In questo modo, continua Cacciapuoti, verranno tutte adeguate e messe in sicurezza. L'anno scolastico 2019-2020 inizierà per i bambini delle scuole del circolo didattico Ischia 1 mercoledì 11 settembre, domani, dalle ore 8:21 alle ore 12:21. Toccherà a tutte le classi della scuola primaria, dalla seconda alla quinta. Per quanto riguarda le prime, al Marconi realizzeranno la festa dell'accoglienza con la nuova dirigente Giuseppina Blanks dalle 8:30 alle 12:20.
A Fondobosso la festa dell'accoglienza avrà inizio alle 10. Dal lunedì 16 settembre tutti a scuola dalle 8.21 alle 13.45. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia invece dal 12 al 18 settembre festa dell'accoglienza per i soli bambini anticipatari e di 3 anni. Da giovedì 19 settembre tutti a scuola dalle 8.30 alle 13.30. E l'Istituto di Istruzione Superiore Cristoforo Mennella inizierà il nuovo anno scolastico domani, mercoledì 11 settembre alle ore 8.30. Dopo l'accoglienza nella sede centrale di Ischia in via Michele Mazzella 113, nelle due sedi alle classi prime a cura dei docenti e degli studenti delle classi quinte alle ore 9.30 la campanella suonerà per tutti gli altri iscritti sia nella sede storica sia nelle sedi storiche di Forio. È ancora possibile iscriversi al corso seriale dell'indirizzo tecnico economico turistico che da quest'anno consentirà agli adulti di conseguire un diploma qualificato per gestire da professionisti le imprese turistiche. Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Mattei di Casamicciola ha deliberato l'organizzazione dei primi giorni di scuola per l'anno scolastico 2019-2020. Mercoledì 11 settembre alle ore 8.30 gli alunni delle prime classi saranno accolti con appello nominale nell'atrio e saranno accompagnati in classe dai docenti e dai ragazzi delle quinte. Dalle 9.30 entreranno tutte le altre classi. L'uscita è prevista per tutti alle 11.30. Dalle 12 alle 14, dal 12 al 14 settembre, tutte le classi entreranno alle 8.30 ed usciranno alle 11.30. Per la settimana successiva sarà diramato un avviso entro sabato 14. La Giunta del Comune di Ischia ha approvato un progetto per ottenere un finanziamento di 645.000 euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La somma sarà destinata ad interventi di miglioramento antisismico, riqualificazione ed efficientamento energetico dei plessi scolastici presenti sul territorio, Villa Durante, Montemurri, Marconi e Buonocore. In modo particolare il plesso di Fondobosso Giovanni Paolo II vedrà un restyling in 9 punti. Oggi pomeriggio l'assessore Rossella Lauro di Procida ha effettuato il consueto sopralluogo sui vari cantieri che da qualche giorno hanno riaperto i lavori. Ha condiviso sul suo profilo Facebook alcune informazioni. Dopo la pausa estiva, scrive l'assessore Lauro, molti cantieri di opere pubbliche sono stati riaperti. Questa mattina ho incontrato i responsabili della CPL Concordia per programmare i ripristini in asfalto che verranno effettuati dal 23 settembre in via Vittorio Emanuele, via Elleri e via Salette. Procedono i lavori relativi alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza del prospetto principale della casa comunale. È stato poi realizzato il nuovo intonaco civile liscio a tre strati. Si è poi proseguito con la tinteggiatura in colore bianco come il preesistente. Infine, l'atteso campo sportivo continua con la sistemazione del sottofondo per l'omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. E si rinnova dal 12 al 15 settembre il tradizionale appuntamento con Per Terra Assai Lontana, la manifestazione a cura dell'Associazione Ischitani nel Mondo, giunta quest'anno alla 15ª edizione con mostre, installazioni artistiche, proiezioni ed incontri dedicati all'emigrazione ischitana verso le Americhe. Ascoltiamo Salvatore Ronga. Tutto pronto per la 15ª edizione di Per Terra Assai Lontana, ne parliamo con Salvatore Ronga. 15 anni sono tanti per una manifestazione che però riesce sempre in qualche modo a rinnovarsi edizione dopo edizione. Sì, siamo molto contenti di essere giunti a questa 15ª edizione perché è anche la conferma, come devo dire, della bontà di un lavoro che attraverso gli anni è anche cambiato parecchio, perché sono cambiate anche le condizioni, come devo dire. Una volta siamo tornati ad essere, diciamo, un paese di emigranti, si pone il problema anche degli immigrati, quindi quello che era un fenomeno al quale in passato magari si dedicava poco spazio, questo fenomeno invece
invece adesso è diventato centrale. La nostra mostra quest'anno è dedicata all'emigrazione ischitana proprio come fenomeno storico, partendo diciamo da quelli che sono le motivazioni che contraddistinguono questo fenomeno dell'emigrazione ischitana rispetto al fenomeno nazionale. Quindi cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche dell'emigrazione ischitana, e quindi è una narrazione che sostanzialmente racconta anche una parte importante della nostra identità. Mentre invece per quello che riguarda gli incontri, il programma diciamo di attività che sono di solito di approfondimento alla mostra, quest'anno abbiamo scelto di dedicare gli incontri al tema dei ritorni, cioè alla migrazione di ritorno, che è un fenomeno molto poco indagato, cercando di smontare anche un ulteriore stereotipo, che è quello dell'emigrante che va via e poi non torna più. Lo faremo in un incontro che è stato organizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con il Circolo Sadul. A presiedere gli incontri sarà il professore Arturo Martorelli, e avremo come ospiti Maddalena Tirabassi del Centro Altre Italie, che parlerà proprio di migrazioni di ritorno con diciamo una finestra aperta anche sull'attualità, perché ha condotto recentemente uno studio sulle migrazioni giovanili, e quindi è un argomento che ci riguarda anche da vicino, visto che molti dei nostri giovani sono costretti ad emigrare. Poi avremo Giuliana Muscio, che è una storica del cinema e che invece farà l'analisi di un film, una vera e propria chicca, che è un film del 31, un film italo-americano che si chiama Santa Lucia Lontana. Questo giovedì 12 alle ore 21, mentre invece venerdì alle ore 23 ospiteremo il direttore del MAN, del Museo Archeologico di Napoli, Paolo Giulierini, il quale invece terrà una relazione, un incontro su un tema anche qui che per certi versi diciamo è molto attuale, e che è il Mediterraneo come crocevia di popoli in movimento. Si parlerà quindi di migrazioni nel mondo antico, ma naturalmente anche qui ci saranno diciamo dei risvolti su quella che è la situazione attuale. Il Mediterraneo continua ad essere un crocevia di popoli in movimento, e darà delle anticipazioni, presenterà diciamo anche in una sorta di anteprima quella che è la mostra evento che si terrà nel mese di dicembre al Museo Archeologico di Napoli, che è Talas, proprio dedicata al mare. Il prossimo 19 settembre tornerà a svolgersi la Festa del Porto, manifestazione che celebrerà il 165esimo anniversario dell'apertura del porto di Ischia, in quello che originariamente era un lago di acqua salmastra. Si tratta di un evento fortemente voluto dalla nostra amministrazione, ha dichiarato il vice sindaco del comune di Ischia, Luigi Di Vaia. La festa ha sempre recato grande visibilità al nostro territorio, attirando moltissimi visitatori con evidenti vantaggi per il tessuto economico e sociale del comune e dell'isola intera. Andrà in scena a Capri la seconda conferenza internazionale sull'inquinamento da microplastiche nel Mar Mediterraneo, organizzata dall'Istituto per i Polimeri, composto e biomateriali del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'incontro si svolgerà all'Hotel La Residenza dal 15 al 19 settembre. La conferenza vedrà la partecipazione di numerosi esperti internazionali che proporranno nuove soluzioni. Alla conferenza, in programma a Capri, saranno presenti esperti delle comunità scientifiche e industriali, responsabili politici e organizzazioni ambientaliste. L'obiettivo sarà quello di fare il punto della situazione, proponendo nuove soluzioni attraverso un approccio multidisciplinare che abbraccia chimica, scienza dei polimeri, biologia, ingegneria, medicina, diritto, fisica ed ecotossicologia. Venerdì 20 settembre a Forio, doppia tappa ischitana del Festival Internazionale di Graffiti Back to the Style, il più importante festival internazionale di graffiti del Sud Italia, che quest'anno sbarca sulla nostra isola, grazie a Salvatore Iacono di Ischia Street Art e al Comune di Forio, che ha patrocinato l'evento, che si compone venerdì 20 settembre in due fasi. Dalle 12 al porto di Forio, nell'area sottostante la strada in via Cristoforo Colombo, ci saranno 20 top street artist provenienti da tutta Europa che si esibiranno nella realizzazione di graffiti lungo tutto il muro. In contemporanea ci sarà la parte musicale con cantanti e DJ. Inoltre c'è anche la parte enogastronomica che riguarda lo street food. Dalle ore 20 gli artisti si sposteranno tutti insieme nella sede galleria di Ischia Street Art. Ed ora la pagina sportiva. Eccellenza, un punto per il Barano, che alla prima partita di campionato ha pareggiato 0-0 contro il Casoria. Sentiamo.
tutto perso, non c'è niente da salvare. Ho sbagliato arbitrale, ci può stare, ma onestamente abbiamo fatto una partita a scialba, senza cattiveria, senza idee. E il rammarico che non è il problema che vinci, perdi o pareggi, il problema è che tu devi una squadra che ti dà la forza, che puoi andare avanti. Il problema, gliel'ho detto, fisicamente siamo pesanti, si sapeva, però se insieme alla pesantezza fisica si mettono che ognuno gioca sì, non va bene. Ma noi siamo partiti tardi in preparazione, quindi ci vuole ancora un po' di tempo, insomma, bisogna essere un po' più propositivi, non si può fare solo una partita di sacrificio, sempre dietro la linea della palla e poi ripartire solo. Le idee ci sono, bisogna lavorare, sperando poi di migliorare. E ascoltiamo adesso i commenti alla sconfitta del Real Forio, che ha perso la prima di campionato in casa con il Pomigliano. Ascoltiamo Citarelli e Biagio Seno. Siamo stati bene con tutti i reparti, abbiamo fatto un'ottima gara contro una squadra forte, che ha un ottimo organico. Noi abbiamo fatto una partita di grande cure e abbiamo anche creato delle occasioni, come all'inizio della gara potevamo sorprendere questo forte Pomigliano. Abbiamo fatto il possibile, però bisogna stare attenti perché non possiamo prendere, eravamo molto più di noi nell'area di rigore, abbiamo preso questo gol. Preso il gol, tante proteste sono arrivate anche per una sospetta posizione irregolare di Vitiello, autore poi del gol. Sì, vabbè, questa qua la vediamo in TV, io non l'ho vista, ma al di là del fatto che poteva essere fuori gioco, io guardo la prestazione è stata di grande voglia. I ragazzi devono sapere che questo è il campionato, un campionato di grande sofferenza, un campionato che bisogna allenarsi bene, bisogna provare, riprovare, stare in campo con la testa. Ho detto pure l'azione che abbiamo avuto, potevamo pareggiare là con Massimo De Luisi, che si è portato quella palla d'interno, poi ha calciato di sinistro fuori al primo palo dove incrociare, ecco là poteva fare gol, potevamo fare l'1-1, perciò ho detto allora nello spogliatoio che non bisogna mollare. Gli ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto bene, hanno anche giocato a tratti, hanno fatto anche un buon fraseggio. Abbiamo fatto una prestazione importante su un campo difficile, potevamo vincere con un punteggio magari un poco più largo, però ecco, come prima partita diciamo che possiamo essere abbastanza soddisfatti della crescita della squadra dal 29 luglio ad oggi, insomma ci siamo fatti trovare pronti al primo appuntamento ed era importante partire col piede giusto. Vittoria invece per l'Ischia Calcio, che ha battuto per 2-0 il San Sebastiano, scusate, ascoltiamo i commenti di Billone Monti e di Mario Sogliuzzo. Diciamo abbiamo creato buone occasioni da gol, le abbiamo mancate, abbiamo fatto buoni sprazzi di gioco, poi durante la gara ci sono stati sempre sprazzi con cali di intensità, penso sia dovuto anche a un fatto fisico. Quando abbiamo accelerato abbiamo creato delle buone cose, specialmente sulla fascia sinistra con Pistola e Castagna il primo tempo, abbiamo mancato diciamo, l'ultima conclusione, l'ha avuta due volte Iattarelli, Sogliuzzo un paio di volte, Invernini il secondo tempo, Rubino, Castagna prima di quella che ha fatto gol. La cosa positiva è che loro non ci hanno mai impensierito, è comunque una squadra diciamo tosta questa del San Sebastiano, composta da giocatori esperti che hanno giocato in eccellenza per tanti anni. Mi diceva loro allenatore che praticamente si sono riuniti da poco, non hanno fatto una preparazione adeguata, però una squadra tosta dove noi eravamo obbligati a vincere e abbiamo vinto facendo anche delle buone cose, ma non siamo ancora quelli che voglio io, ci vuole più intensità per tutti i 90 minuti. Ma che più di cattiveria, io penso che sia lucidità, mancanza di lucidità, perché poi è capitata la stessa cosa ad Invernini il secondo tempo e non l'ha colpita bene, è capitata a Castagna, è capitata a Sogliuzzo e quindi penso che sia più mancanza di lucidità perché è capitata a diversi di loro.
Sì, vabbè, prima partita stagionale, gruppo nuovo, squadra nuova, comunque siamo ancora in rodaggio per il campionato. Va bene così la prima, anche se potevamo essere più cinici davanti alla porta, specialmente il primo tempo. Posso chiederti cosa non ti è piaciuto, ripensando alla tua partita, cosa non ti è piaciuto della tua gara? Beh, diciamo che di questi tempi all'inizio un po' tutto a me non mi è piaciuto. Sono molto critico su me stesso, quindi mancando un po' più di verba, come chiede anche il mister, un po' più di agonismo. Poi per il resto faceva caldo, comunque non era nemmeno facile, però l'importante era il risultato. Non sei più un ragazzino, sei un calciatore maturo. Come vivi il numero 10 sulle spalle e soprattutto la fiducia da parte del mister, che lo sai che di fiducia nei tuoi confronti ne ha veramente tanta? Sì, è una grande responsabilità, mi assumo le mie responsabilità e vado avanti per la mia strada come ho sempre fatto. Ritornare qui al Mazzilla comunque è sempre una grande emozione, l'ultima volta era ancora un under, l'ultima volta che ho giocato qui, quindi ritornare qui col numero 10, avere più responsabilità mi fa solo onore e mi dà ancora più forza per andare avanti. E noi ci aspettiamo sempre il massimo del pubblico, il pienone, però oggi si sono sentiti, ci hanno applaudito, erano lì e questo è importante per noi. Ci aspettiamo ancora più gente perché più ce n'è meglio è. Ed ora le previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Bene, siamo arrivati in coda a questo nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.